Salve a tutti! Con questo video voglio inaugurare una serie di video dedicata ai generatori di onda quadra realizzati con amplificatore operazionale. In quanto, come si può vedere dal circuito riportato sul foglio, è davvero molto molto semplice da costruire, ci sono pochissimi componenti e soprattutto effettuando alcuni accorgimenti e alcune modifiche, è davvero un circuito molto versatile e molto utile da poter utilizzare in moltissime applicazioni. Partiamo dal circuito base per cercare di capire come funziona questo generatore di onda quadra. Come potete vedere, sul foglio abbiamo riportato il nostro amplificatore operazionale, la cui uscita è connessa a due rami indipendenti, ovvero un ramo composto da un semplice partitore di tensione che riporta sul suo pin non invertente la tensione di uscita scalata in un valore proporzionale al valore delle due resistenze, mentre nell'altro ramo incontriamo un semplice circuito RC il cui nodo centrale è connesso al pin invertente dell'amplificatore. Cerchiamo quindi adesso di capire come funziona il circuito e come ricavare la sua frequenza di oscillazione. La prima cosa che facciamo, supponendo che il circuito sia già in oscillazione, è quella di andare a ricavare le tensioni su questo nodo quando l'uscita è alta o quando l'uscita è bassa. E abbiamo che quando l'uscita è alta, il valore di tensione su questo nodo è dato da questa formula. Quindi banalmente applicando il partitore resistivo e moltiplicandolo per il valore di tensione alto dell'amplificatore operazionale. Mentre quando l'uscita è bassa, in modo analogo, abbiamo che la tensione sul nodo sarà pari a questo valore dato dal partitore resistivo per il valore di tensione basso. Queste tensioni che abbiamo calcolato vengono chiamate tensioni di soglia del circuito. Andiamo a capire perché. Nel grafico in basso sono andato a riportare l'andamento del tempo delle principali forme d'onda che incontriamo in questo circuito. Quindi ho riportato sull'asse Y la tensione di uscita e la tensione del nodo VC insieme alle tensioni di soglia che abbiamo appena calcolato. Supponiamo di partire da uno stato iniziale in cui la nostra tensione di uscita è alta e il nostro condensatore scarico che si trova a una tensione inferiore inizia a caricarsi. Quello che succede è che l'uscita attraverso questa resistenza andrà a caricare la capacità e questa è la curva che si inizia a ottenere. Quando la tensione sulla capacità però raggiunge il valore di soglia superiore, ovvero il valore di tensione che si ha su questo pin, otteniamo che la tensione sul pin negativo diventa superiore del pin positivo. E quindi che cosa succede? Succede, ovviamente, come funzionamento dell'amplificatore operazionale, che la sua uscita si inverte. E quindi adesso che cosa abbiamo? Abbiamo che l'uscita dell'amplificatore operazionale è bassa e il nostro condensatore è carico, ha una tensione superiore. Quindi, viceversa al caso di prima, attraverso questa resistenza il condensatore si andrà a scaricare sull'uscita dell'amplificatore. Quindi questo sarà l'andamento nel tempo della tensione ai capi del condensatore che si sta scaricando e non appena il valore di tensione arriverà a quello di soglia inferiore, il circuito scatta di nuovo, perché la tensione su questo nodo sarà inferiore rispetto a questa e quindi
il nostro amplificatore operazionale commuta nel suo stato alto. E quindi ci ritroviamo nello stato di prima, allo stesso punto, e questo ciclo continua all'infinito, generando sull'uscita del nostro amplificatore operazionale appunto un segnale ad onda quadra. Adesso, cos'è che a noi ci interessa? Calcolare il periodo di questa onda quadra, la sua frequenza. E com'è che facciamo? Banalmente, andando a effettuare la somma del tempo di uscita alto più la somma del tempo di uscita basso. E com'è che facciamo? Utilizzando la classica formula di carica o scarica di un condensatore. Che cosa dice questa formula? Dice che l'andamento del tempo della tensione del condensatore sarà pari alla sua tensione finale più la differenza fra la tensione iniziale e la tensione finale moltiplicata per E elevato alla meno T, ovvero il tempo, diviso tau, dove tau è la costante RC. Quindi, questo andamento di tensione del condensatore che ho riportato sul grafico altro non sono che rappresentate in modo analitico da questa funzione che ho scritto qui. E quindi, se noi andiamo a sostituire a questa formula i valori riportati sul grafico, saremo in grado di andare a calcolare sia il valore di TH che il valore di TL. Quindi, per quanto riguarda il valore di TH, andando a sostituire a V con F il valore di Vout H e a V con I il valore di V più H, e sapendo che TH in questa formula in pratica sarebbe la nostra T, quindi al posto di T andiamo a sostituire TH, e dopo alcuni passaggi matematici riusciamo ad ottenere che il valore di TH è pari a R per C per logaritmo naturale di 1 più 2 che moltiplica il rapporto fra R2 ed R1. Allo stesso modo, per ricavare il valore di TL, andiamo a sostituire a questa formula a V con F V out L e a V con I V più H, e al posto di T, T con L. E anche questa volta, dopo alcuni passaggi matematici, riusciamo a ricavare il valore di T con L, che è praticamente uguale a quello di T con H. E quindi siamo riusciti nel nostro intento di calcolare il periodo, in quanto possiamo andare a effettuare la somma dei due periodi trovati, e quindi abbiamo che il periodo dell'onda quadra sarà pari a 2 che moltiplica RC per logaritmo naturale di 1 più 2 che moltiplica il rapporto fra R2 ed R1. E quindi di conseguenza, adesso che sappiamo il periodo, sappiamo anche la frequenza attraverso questa relazione. Inoltre, dai calcoli che abbiamo fatto, possiamo notare una particolarità di questo circuito, ovvero che il duty di questa onda quadra è fisso ed è pari al 50%. E lo si può vedere chiaramente da qui, in quanto abbiamo che i due semiperiodi sono praticamente identici, quindi il periodo alto è uguale al periodo basso. Ora che quindi abbiamo capito come funziona questo circuito, voglio passare a illustrare un'applicazione pratica e molto semplice in cui potremmo usarlo. Ovvero, sto parlando di un generatore di onda quadra a frequenza variabile. E com'è che lo realizziamo? Andando a variare il valore di questa resistenza, in quanto, osservando la formula del periodo che abbiamo ottenuto, osserviamo che una variazione di questa resistenza corrisponde a una variazione lineare del periodo. Quindi,
Ad esempio, se noi raddoppiamo il valore di questa resistenza, otteniamo che, in modo lineare e proporzionale, raddoppierà il valore del periodo e quindi, di conseguenza, dimezzerà la sua frequenza. Quindi, molto semplicemente, per realizzarlo poi in pratica, basterà mettere in serie a questa resistenza un'altra resistenza di valore variabile, quindi un trimmer, e quindi ottenere appunto il nostro generatore di onda quadra a frequenza variabile. Quindi adesso quello che farò sarà andare a montare questo circuito su una breadboard con il seguente valore dei suoi componenti in modo da poter regolare una frequenza di uscita da un valore minimo di 413 Hz ha un valore massimo di 4551 Hz. Ho montato il circuito sulla breadboard. Come amplificatore operazionale sto utilizzando un NE5532 è alimentato con una 15 volt e sto utilizzando la tecnica della massa virtuale per crearmi appunto la doppia alimentazione. E qui ci sarà il trimmer con cui andremo a variare la frequenza di uscita. E ho posizionato già le sonde, quindi sull'oscilloscopio vedremo sia la tensione di uscita, quindi l'onda quadra, e sia la tensione di carica e di scarica del condensatore. Ecco qui le forme d'onda. Abbiamo ovviamente il colore giallo che si riferisce all'uscita dell'amplificatore, mentre la forma d'onda blu si riferisce appunto alla tensione ai capi del condensatore. Siamo adesso alla frequenza minima riportata qui ed è 438 Hz e adesso vado ad aumentare la frequenza con il trimmer. Come si può vedere sta variando. Ed ecco qui, siamo arrivati al valore massimo che possiamo vedere essere di 400, no, 4,31 kHz. Quindi leggermente inferiore a quella teorizzata di 4,5 kHz. Mentre per quanto riguarda l'andamento della tensione sul condensatore, possiamo vedere che è esattamente come ce lo aspettavamo da teoria. Infatti, se metto i cursori, ecco qui, possiamo vedere che la differenza di tensione totale fra questi picchi è di 7 volt, quindi un più o meno 3,5 volt, perfettamente in linea con l'alimentazione del circuito e con la teoria del circuito, perché essendo che ho messo un partitore resistivo di 10 kΩ e 10 kΩ, abbiamo che la tensione di soglia è esattamente la metà della tensione massima dell'onda quadra, sia in verso positivo che in verso negativo. Quindi vediamo che scatta esattamente a 3,5 volt, che è proprio la metà della tensione massima che si ha poi sull'onda quadra. Quindi qua abbiamo una tensione negativa di meno 6,4 volt, mentre una tensione positiva leggermente superiore di 6,8 volt. Quindi scattano più o meno alla metà. Quindi perfettamente in linea con la teoria. Molto bene, quindi come abbiamo potuto vedere il circuito funziona perfettamente. Nei prossimi video andremo a vedere tutte le possibili customizzazioni che si possono effettuare sul circuito originale.
e ne vedremo poi le possibili applicazioni pratiche. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!